Nella sede del municipio di Montelabate è stato firmato il protocollo giovedì 3 febbraio di collaborazione con il vicino comune di Vallefoglia. I due municipi sono confinanti ed ora saranno sempre più attivi nella vita amministrativa e nella realizzazione di progetti. È un atto molto importante per il comune di Montelabate, condiviso da tutta la giunta, perché finalmente riusciamo a partire concretamente con dei progetti condivisi inerenti al territorio, allo sviluppo del territorio, dell'ambiente, alla tutela dell'ambiente e anche allo sviluppo turistico. E con il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Chielli, ci stavamo pensando già da un po', poi abbiamo visto che effettivamente c'è la reale esigenza di concretizzare questa cosa, perché comunque i nostri territori, oltre ad essere confinanti, diciamo che sono proprio uno all'interno dell'altro. Quindi abbiamo deciso di focalizzarci su alcuni punti. Da lì però possiamo ampliare e partire. Il comune di Montelabate è un comune piccolo con la sua autonomia, però a volte ha difficoltà nella realizzazione di grandi progetti come può essere il recupero di un ponte o l'ampliamento di un ponte oppure addirittura anche focalizzarsi sulla questione ambientale, perché comunque è un comune di 7.000 abitanti. È vero, ha una importante zona industriale, ma ce l'ha anche Vallefoglia e comunque sono due zone industriali che confinano e stanno colloquiando, e noi quindi come politici non possiamo far finta di niente, cioè dobbiamo incentivare e appoggiare questo sviluppo. L'obiettivo è unire le forze, portare risorse con una progettualità condivisa per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. I temi sono importanti, da quello dell'agricoltura, perché hanno una storia antica di vallata agricola, a quelle delle attività industriali e produttive, perché le industrie leader sono diciamo importanti. Noi Vallefoglia Riva, ma Scavolini e le altre industrie che sono importanti per la crescita, lo sviluppo, la sostenibilità ambiente, temi dell'ecologia e dell'ambiente che ci accomunano, perché il depuratore che ha a Montecchio, un investimento di diversi milioni di euro, accomuna le due città. Cioè, i temi che ci accomunano sono tanti, quindi questo protocollo d'intesa che ci consentirà di far dialogare anche le strutture tecniche, perché poi per fare un progetto della linea gotica ci vuole uno storico, chi sa fare quel progetto, per fare il progetto dell'agroalimentare ci vogliono le persone finalizzate a quel progetto. Lì facciamo dialogare le due università, l'università di Urbino e l'università di Ancona. Quindi ecco, come diceva giustamente Cinzia, sono dialoghi importanti soprattutto per i cittadini dei due territori. Dunque si va verso una fusione? Ma non è adesso all'ordine del giorno. Intanto all'ordine del giorno c'è diciamo questa intesa importante, e poi, come diceva quello, si vedrà da cosa viene cosa, non è detto, però insomma ci ragioneremo insieme e soprattutto decideranno i cittadini, perché non è che si può decidere le due giunte, i due consigli, i due sindaci, no? Adesso è importante lavorare insieme e portare a casa i risultati, poi il resto si vedrà.